Buonasera a tutti. Appunto porto i saluti dalla Valle Camonica, dal Consiglio della Regione Lombardia e dal nostro Presidente Roberto Maroni. Voglio congratularmi con gli organizzatori di questa festa, di questa 24esima Bergam Fest, per il loro operato, per l'impegno che danno per tutti questi 10 giorni. Rinunciano a delle vacanze per il movimento e questo è lodevole. Ecco, io non voglio andare oltre, voglio dare spazio ai giovani perché questa sera è la loro serata. E viva la Lega, viva la Padania e viva la libertà. Bene, entriamo un po' nel vivo della serata. Io chiedo di salire sul palco Fausto Carrara, che è il nostro segretario di circoscrizione, nonché assessore in provincia. Quello che, come si suol dire, senza di lui nulla era possibile. E credo che tu sei, non come me, che sono un vecchietto attempato con la pancetta, vedi? E quindi con i giovani padani magari ho niente a che fare, però credo che sia interessante ascoltarvi stasera, perché tra l'altro tu sei molto giovane, per cui prego. Grazie Nunzio, buonasera Alzano, buonasera Valle Seriana, buonasera Bergam, grazie per essere qui. Il nostro responsabile politico della festa non ha bisogno di presentazioni, sarà la Valletta nel corso di tutte queste lunghe sere, introdurrà quelli che sono tutti i dibattiti. Benvenuti, è la 24esima Bergam Fest, una festa storica per il nostro movimento, la prima in assoluto non in territorio della Valle Seriana, non in territorio bergamasco, non in Lombardia, ma la prima festa in assoluto della Lega Nord. Quest'anno spegniamo 24 candeline, l'anno prossimo raggiungeremo il quarto di secolo. Credo un appuntamento assolutamente importante, una festa che voglio dedicare questa sera in apertura a tutti coloro che la rendono possibile. E non sono di certo le persone che arrivano solo per chiedere quello che è il nostro programma, non sono le persone che transitano da queste parti così per caso, ma sono quegli straordinari militanti e sostenitori, e mi avvicino di proposito al microfono così forse mi possono sentire anche in cucina, che rendono possibile da 24 anni questa fantastica festa, che rendono possibile la presenza della Lega Nord in ognuna delle frazioni del più piccolo dei nostri paesi. Vedo moltissime persone presenti qui, consiglieri regionali, assessori, consiglieri provinciali, il presidente della provincia, onorevoli senatori, volontari, militanti, vi voglio salutare ed abbracciare tutti. Ci troviamo qui nel corso di queste fantastiche serate, fatemelo dire, venite a trovarci, perché al termine di questa fantastica festa, il 1° di settembre, io vi prometto che vi sentirete più fieri ed orgogliosi di essere bergamaschi. Viva la Bergam Fest! Bravo Carrara. Anelli, vieni, sei il padrone di casa, non ho capito bene in che figura sei, ma vieni, sarai, vieni qua. Anelli, vai. No, innanzitutto grazie a tutti. Beh, è inutile ripetere i ringraziamenti che ha fatto Fausto, perché comunque accomunano tutti. Grazie ai presenti, è il primo anno che mi presento non più come sindaco ma come consigliere regionale, e a questo punto devo veramente ringraziare tutti coloro, e in modo particolare la circoscrizione 20, la Valseriana, che con i suoi militanti, i suoi sostenitori mi hanno dato un grosso appoggio, un grosso contributo per poter arrivare in consiglio regionale. Così come la, ovviamente, anche tutti coloro che nella provincia di Bergamo mi hanno votato. È un anno particolare questo, io ringrazio Nunziate Consiglio perché all'interno di questa Bergam Fest ha volutamente inserito una sera solo per quanto riguarda Regione Lombardia,
perché, come ho avuto modo di dire ieri, in Regione Lombardia in questi 100 giorni, ma ormai sono 130, 140 giorni, di lavoro ne è stato fatto tanto, però a livello dei media locali e nazionali poco è stato detto, e questo è un male, perché quando le cose purtroppo vanno bene e quando il lavoro che si viene fatto è tanto, raramente viene pubblicizzato. Per cui grazie di questa opportunità, grazie di questa occasione, e poi permettetemi di dire, le feste della Lega sono tutte bellissime, ma la Bergenfest rimane Bergenfest. Grazie. Bravo. Ne ho approfittato per fare una foto qua dal palco, perché siete un bel colpo d'occhio. E direi di passare veramente nel vivo della serata. C'è anche il presidente Pirovano, è stato citato prima, però già non volevamo farlo parlare settimana prossima, figurati se lo facciamo parlare stasera. Non me ne voglia Pirovano, già abbiamo fatto già uno sforzo. Allora, Tiraboschi, vieni. È il giovane padano della Val Seriana. Siamo molto fieri di lui. Prego. Buonasera a tutti, benvenuti alla 24esima Bergenfest. È bello vedere che la prima sera della Bergenfest è dedicata ai giovani padani, un movimento sempre che cresce sempre di più, un movimento che sarà il futuro della Lega Nord. E è bello che anche alla festa, come si è detto, la più importante, la storica festa della Lega Nord qua a Bergamo, la prima sera sia dedicata a loro. Vi invito per restare al dibattito e rinnovo l'appuntamento a tutte le altre sere con tutti gli altri dibattiti. Padania libera. Non so quanto paga di IMU, non lo so. Chiamerei sul palco però Villa Matteo. Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata giovani. Nunzio mi ha chiamato sul palco perché ormai da 4 mesi sto accompagnando Simone come vice coordinatore dei giovani di Bergamo, e insieme a Ivan stiamo facendo un gran lavoro insieme a tutti i giovani della provincia, anche perché adesso Simone è fortunatamente impegnato a fare un altro incarico, che è il nostro coordinatore nazionale. È molto bello avervi qua questa sera, perché è una serata giovani, una serata in cui poi si confronteranno ex esponenti che sono usciti da poco dal Movimento Giovani Padani, per dirvi quanto siamo organizzati e quanto lavoriamo sul territorio. Abbiamo appena finito una festa a Pontida in cui tutte le sere avevamo un nostro gruppo giovani, e adesso già iniziamo con un'altra festa a Bergenfest col gruppo della Val Seriana, che tutte le sere è presente a lavorare. E tutto l'anno ci diamo da fare con iniziative, gazebi, manifestazioni, e diamo una mano alle sezioni, diamo una mano alle circoscrizioni, siamo sempre attivi sul territorio. Quella dei giovani padani è una grande scuola, non solo politica ma anche di vita, e è una grande famiglia in cui io ho trovato tantissimi amici, quindi veramente devo ringraziare tutti i giovani che sono qua presenti anche dalle altre province, e veramente ci vuole un grande applauso per tutti i giovani padani. Allora, io ho quasi finito il mio compito, gradirei che salisse sul palco Simone Parigi, che è coordinatore nazionale, presenterà lui gli ospiti. Ragazzo molto interessante, ha fatto, diciamo così, un bel percorso in Lega. Io ti faccio i miei migliori auguri per il tuo nuovo incarico, e Padania libera. Grazie, grazie a tutti e grazie Nunzio. Allora, prima parola, primo ringraziamento ai giovani presenti, ma soprattutto, come diceva anche Enrico e sia Matteo, un ringraziamento ai giovani che sono qui e lavorano, che si sono fatti in quattro in questi giorni per organizzare la festa assieme ai militanti della Valle Seriana, e che hanno gestito anche quest'anno e gestiranno il bar per tutte le sere della festa. Quindi grazie davvero a loro, perché non è semplice fare politica in questo momento, non è semplice farla da giovani,
perché credetemi che i giovani, andandoci in mezzo, fuori dalle scuole, fuori dall'università o nei luoghi in cui si ritrovano, spesso e volentieri hanno altro per la testa, tutto fuorché la politica. Però noi lo ripetiamo sempre, glielo diciamo sempre anche loro, potranno non interessarsi mai di politica, ma la politica si interesserà sempre dei giovani e si interesserà sempre di loro. E se non siamo noi per primi a prendere un po' in mano il nostro futuro e cercare di fare qualcosa per cambiarlo, per cambiare questo paese, non lo farà nessuno. E quindi va dato merito davvero alla Lega di avere un forte movimento giovanile, un movimento giovanile che tutti ci invidiano e che conta in Lombardia 16 gruppi provinciali ben organizzati. Qua ci sono i coordinatori provinciali anche di altre province, dalla Martesana, da Monza Brianza, da Pavia, la stessa Bergamo, Brescia, tantissimi giovani che lavorano, si fanno in quattro tutte le settimane, che non si sono mai fermati neanche d'estate, perché le feste della Lega Nord anche quest'anno sono state tantissime in Lombardia, non solo. E i giovani erano sempre presenti, erano presenti a dare una mano, erano presenti ad aiutare, erano presenti con i gazebi. E questo è quello che vogliamo fare e continuare a fare anche per i prossimi mesi, soprattutto per l'autunno, che, come dirà anche Matteo domani, sarà un autunno canno, un autunno pieno e ricco di iniziative, anche da parte nostra. Noi ci siamo posti un obiettivo e ci siamo prefissi un obiettivo durante il congresso che abbiamo fatto ultimamente. Io sono stato eletto coordinatore da un mese e mezzo e abbiamo iniziato a lavorare con i provinciali da circa un mese e mezzo, e l'obiettivo che davanti a Matteo Salvini e Roberto Maroni ci siamo prefissi è quello di portare all'attenzione di tutti il tema dell'indipendenza. Il tema dell'indipendenza che va assolutamente riportato in primo piano, va discussa questa cosa, e noi siamo qui, abbiamo organizzato questo dibattito proprio per questo, con diversi esponenti che ci hanno raggiunto da altre regioni della Padania, vengono dalla Liguria, vengono dal Piemonte, e abbiamo anche un consigliere regionale presente, Iari Colla, per la Lombardia. Adesso ve li presenterò tutti, li ringrazio davvero tanto per essere qui, anche con una delegazione di giovani. C'è il coordinatore nazionale del Piemonte, Alberto Brignone, che saluto, c'è il coordinatore federale dell'MGP e vice coordinatore federale della Lega, Matteo Mognaschi, che anche lui è qui presente, che dopo interverrà. Io ringrazio davvero tutti per il lavoro che stanno facendo, ringrazio Nunziante Consiglio, ovviamente i padroni di casa della festa, Fausto Callara, Roberto Anelli e il segretario provinciale Daniele Belotti. Faccio un in bocca al lupo davvero anche a loro, perché i dibattiti in queste sere saranno tanti e importanti, e quindi vi invito a partecipare anche ai prossimi. Ma non perdo tempo, do la parola agli ospiti, ve li chiamo sul palco uno per uno. Iari Colla, consigliere regionale della Lombardia, per la Lega Nord ovviamente. Edoardo Rixi, consigliere regionale per la Liguria, sempre della Lega Nord. E Molinari Riccardo, assessore regionale in Piemonte. Io vi lascio al dibattito, grazie ancora, un in bocca al lupo a tutti. Forza Lega, fino all'indipendenza, come diciamo noi, appuntamento per tutti, con le altre sere della Bergenfest, con le prossime battaglie, anche come giovani, che porteremo avanti nel settembre-autunno, e chiamo sul palco Ilaria Villa, che modera il dibattito e che è responsabile organizzativa federale del Movimento Giovani Padani. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio a nome di tutta la Lega e dell'MGP, ringrazio in particolar modo Alberto Brignone, che è arrivato dal Piemonte. Vi voglio ripresentare velocemente gli ospiti che sono qua presenti sul palco con me. Abbiamo Edoardo Rixi dalla Liguria, che è consigliere regionale, Iari Colla, consigliere regionale in Lombardia, e Riccardo Molinari, assessore regionale nel Piemonte. Abbiamo scelto questa sera di parlare dell'indipendenza. Perché questa scelta? Perché, dato la presenza di tre governatori della Lega nelle tre regioni più importanti, ci sembrava un argomento favorevole e molto importante. Cominciamo con delle domande veloci che riguardano appunto questo tema. Partiamo con il consigliere Colla. La domanda che gli faccio è: in Regione Lombardia la Lega sta combattendo una battaglia per ottenere una bandiera lombarda riconosciuta.
cosa si sta facendo appunto per arrivare a questo obiettivo ed eventualmente, una volta raggiunto l'obiettivo, se questo può aumentare nei cittadini questo senso e sentimento di appartenenza e identità. Grazie. Grazie a te. Intanto grazie agli organizzatori per avermi invitato questa serata. Io ero già al serio con la valigia in mano, pronto a imbarcarmi per le vacanze, quando ho ricevuto la telefonata di Simone Parigi, a cui non ho potuto dire di no, e quindi sono qui questa sera. Scherzi a parte. Bandiera, identità, indipendenza. In Regione Lombardia noi abbiamo presentato un progetto di legge per chiedere che anche la nostra regione sia finalmente dotata di una propria bandiera. Oggi lo statuto prevede appunto l'adozione della bandiera. La bandiera non esiste oggi in Lombardia, quella che viene impropriamente interpretata come bandiera, cioè la rosa comuna, in realtà è lo stemma della regione, c'è anche un gonfalone, manca la bandiera, che come ricordavo prima è anche prevista dallo statuto. Quindi non andiamo a inventarci niente, lo prevede lo statuto e quindi è importante lavorare anche in questa direzione. Noi ci avevamo già provato, a dir la verità, nella precedente legislatura e c'era andata male per le resistenze dell'ex presidente della Regione Lombardia Formigoni e non solo, e anche per buona parte dei nostri alleati. Noi, dicevo, abbiamo presentato questo progetto di legge partendo da un fatto storico, cioè quello della battaglia di Legnano, quando nel 1176 i comuni di quello che oggi chiameremo Nord Italia, o meglio Padania, per la prima volta superarono le reciproche diffidenze, le reciproche rivalità, si unirono, strinsero un'alleanza, un patto di mutuo soccorso, sfidarono le truppe nei dintorni di Legnano, sfidarono le truppe imperiali di Federico Barbarossa, e nonostante fossero in una situazione di inferiorità numerica, con le truppe stanche e con e meno equipaggiate di quelle del Barbarossa, riuscirono a resistere e a fermare le truppe il tempo necessario per diversi giorni, fino a quando non arrivarono i cavalieri della Compagnia della Morte e vinsero, e quindi i comuni della Lega Lombarda vinsero questa battaglia. Sul Carroccio, che era come dire, il simbolo di quella battaglia, sventolava una bandiera che era quella della Croce di San Giorgio, che è la bandiera che voi vedete alle mie spalle, e noi abbiamo chiesto con il nostro progetto di legge che fosse proprio questa bandiera, cioè la bandiera storica della Lega Lombarda, che diventasse la bandiera ufficiale, la bandiera della Lombardia di oggi. Quindi questo è un po' l'antefatto. Sicuramente la bandiera può aiutare a raggiungere, anche per rispondere all'altra domanda che mi hai fatto, o avvicinare la nostra popolazione all'indipendenza. Io mi ricordo che noi tra un anno e mezzo andiamo incontro a Expo, quindi avremo tutti gli occhi del mondo puntati su di noi, e noi oggi stiamo affrontando questo, cioè rischiamo di arrivare all'Expo, che si svolgerà a Milano ma che di fatto sarà un evento lombardo, affrontandolo senza la bandiera, e quindi senza uno stemma, un qualcosa di riconducibile a noi. Noi oggi il rischio qual è? Il rischio è quello di far passare, ad esempio, le eccellenze, che sono eccellenze milanesi e lombarde, penso alla moda, penso al design, penso all'arredo brianzolo, comasco, penso a tutto il comparto agroalimentare, i nostri vini, eccetera. Le nostre eccellenze noi rischiamo di presentarle come eccellenze italiane. Beh, e quindi nasconderle sotto il tricolore. Io invece penso che una nostra bandiera da presentare al mondo in quell'occasione serva anche per meglio veicolare intanto i nostri prodotti e poi anche la nostra identità. Presentarci al mondo con la nostra bandiera in quell'occasione vuol dire già automaticamente farci conoscere. Una bandiera che richiude anche quelli che sono i nostri valori, che non sono i valori che nasconde il tricolore. Sono una bandiera dietro la quale c'è una tradizione, una cultura, una storia che non è quella del tricolore.
una storia che tante volte viene oscurata sui libri di testo, una storia che a scuola non si insegna, ma che è la nostra storia, non è la storia dei sette re di Roma o la storia dei romani, ma è la storia, ad esempio, magari del Ducato di Milano. Se voi oggi andate a Milano o in una città qualsiasi della Lombardia e chiedete ma chi ha fondato la vostra città, io penso che il 90% delle persone a cui fate questa domanda non è neanche in grado di rispondermi. Molti oggi pensano che ad esempio Milano sia stata fondata dai Romani. I Romani a Milano ci sono arrivati di striscio qualche secolo dopo. La lingua, noi non parliamo una lingua o meglio, la nostra lingua ha origini che sono totalmente differenti da quelle che vengono parlate in altre zone d'Italia. Una lingua che stenta a venire riconosciuta, tante volte viene derisa, facendo anche esempi a volte banali. Non so, magari se vi è capitato di guardare ogni tanto il Festival di Sanremo, vi sarà sicuramente capitato di sentire qualche cantante napoletano che veniva dipinto come il massimo dell'orgoglio nazionale, e quando poi qualche cantante lombardo ha provato a cantare nella propria lingua è stato subito accusato di razzismo, il becero, l'ignorante, eccetera. Beh, noi siamo anche un po' stanchi di queste situazioni, vogliamo difendere le nostre identità, le nostre peculiarità, e quindi pensiamo che anche con la nostra bandiera noi possiamo compiere nel migliore dei modi questo compito. Grazie mille a Iari. Passiamo ora al Piemonte. Sappiamo che in giro per l'Europa ci sono altri paesi che attraverso manifestazioni e referendum stanno cercando di ottenere l'indipendenza, hanno cominciato il loro processo verso questo traguardo. Mi viene in mente la Catalogna, la Scozia o addirittura il Montenegro, che dal 2006 è un popolo indipendente. In base alla tua esperienza, comunque i viaggi che hai fatto in queste terre, in questi popoli, per conoscerli, che differenza hai notato tra il processo che hanno svolto loro per arrivare al punto in cui sono e noi e le nostre possibilità? Ed eventualmente quali sono i punti che dovremmo sviluppare maggiormente per ottenere traguardi simili o addirittura gli stessi risultati? Grazie. Prima di tutto mi unisco anch'io ai ringraziamenti e ai complimenti agli organizzatori della festa. Grazie per l'invito, perché davvero è un onore poter intervenire alla Bergenfest, che è la festa delle feste, all'interno del contesto delle iniziative che la nostra Lega organizza durante il periodo estivo. Quindi davvero grazie, è una grande emozione, un grande piacere essere qui. Dicevi giustamente tu, come giovani padani negli anni abbiamo cercato, io ma come anche gli altri ragazzi che sono qui sul palco e alcuni dei ragazzi che ho visto prima muoversi per la festa, abbiamo cercato di andare a vedere come si muovono gli altri movimenti autonomisti e indipendentisti, per cercare da una parte di capire come fanno politica e dall'altro per cercare di copiare in qualche modo il modello, per cercare di raggiungere gli stessi obiettivi. E dobbiamo partire, quindi, se vogliamo copiare qualcuno, a vedere chi è più avanti nel processo indipendentista. Ovviamente c'è chi l'indipendenza l'ha già ottenuta, citavi prima il Montenegro, si potrebbe citare la Repubblica Ceca, andando indietro nei secoli la Norvegia, che a inizio Novecento si è staccata dal Regno della Danimarca. Insomma, in Europa ce ne sono tantissimi paesi che negli ultimi 150 anni hanno ottenuto l'autonomia, ma se guardiamo la situazione dell'Europa di oggi, le parti d'Europa in cui c'è un processo indipendentista avviato e si stanno ottenendo risultati concreti dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista soprattutto dell'autonomia fiscale, sono i due casi che citavi, della Catalogna e della Scozia in primis. Bene, sono due situazioni molto diverse, e ragionare sulle diversità può farci capire come il caso della Padania, che è ancora un terzo caso, è ancora diverso rispetto a quelli, può in qualche modo cercare di prendere il buono dei due modelli. Allora, la Scozia, lo sapete tutti, è una terra che ha una fortissima identità culturale, quindi la Scozia è stata occupata dagli inglesi, dal Regno Unito, da sempre ha questa frustrazione, questa voglia di autonomia e di indipendenza, che è basato su un fattore principalmente etnico. Dal punto di vista economico però
c'è una differenza tra la Scozia e noi, che noi siamo la parte ricca dello Stato Italia, siamo quelli che tiriamo la carretta, mentre invece la Scozia è quella parte del paese che in teoria è messa peggio dal punto di vista economico. Ma nonostante il fatto che la Scozia abbia questo forte sentimento autonomista e sia stata conquistata secoli fa, quando sono riusciti ad avere i primi barlumi di autonomia? Beh, se ci pensate, ci sono riusciti con lo Scotland National Act, che è stato presentato a fine anni 90. Cioè la Scozia ha un suo Parlamento, ha riavuto un suo Parlamento dal 1700 soltanto a fine anni 90. Paradossalmente noi qui al nord, con le nostre regioni, che abbiamo i parlamenti regionali, che sono i consigli regionali, ma di fatto sono dei parlamenti perché fanno le leggi dal 70, da quel punto di vista lì, nonostante la nostra sia una storia completamente diversa, eravamo più avanti. E che cosa stanno facendo ora loro però? E questo è il punto che secondo me deve essere lo spunto, e in parte lo è già stato con quello che abbiamo deciso al congresso del luglio dell'anno scorso. Le cose hanno iniziato ad accelerare molto nel momento in cui la Scozia ha avuto un suo Parlamento e il partito indipendentista scozzese, che è lo Scottish National Party, è riuscito a governare la Scozia. Da quel momento lì, quando il partito indipendentista scozzese ha iniziato a governare, si è accelerato esponenzialmente il processo di autonomia. E quindi oggi noi abbiamo una Scozia che nel corso dei 10 anni seguenti ha avuto una serie di riforme legislative che li hanno portata a gestire autonomamente un terzo delle risorse, si parla solo di un terzo, quindi oggi la Scozia trattiene sul proprio territorio e gestisce liberamente, senza rendere conto a Londra, un terzo del gettito fiscale pagato in Scozia. Ma oltre a questo, che sarebbe comunque già un buon obiettivo anche per noi, perché di fatto invece noi tutto il gettito fiscale lo mandiamo a Roma, quindi se già almeno un terzo potessimo ritirarcelo noi e gestircelo noi senza rendere conto, sarebbe un grande passo avanti. Ma la cosa importante dal punto di vista politico è che lo Scottish National Party, governando la Scozia, è riuscito a far indire, con il sostegno popolare, con un insieme di iniziative di piazza, col sostegno di molti attori, cantanti, personaggi famosi dello spettacolo scozzesi, che si sono pubblicamente esposti a favore dell'indipendentismo e quindi hanno creato un consenso intorno all'idea, la Scozia nel 2014 avrà un referendum dove decideranno se essere indipendenti o meno. Ne hanno già fatti in passato e l'hanno perso, ma adesso avranno una nuova occasione nel 2014. Ecco, questo è un esempio di come governando si è accelerato e si è riuscito a ottenere più dal 98 ad oggi rispetto al 1707, quando la Scozia è stata riaccorpata all'Inghilterra, al 1998. Ecco, situazione della Catalogna qual è invece? In Catalogna la situazione è diversa. Voi sapete tutti che la Spagna veniva da una dittatura, la dittatura di Franco, che aveva assolutamente azzerato le identità locali, si impediva di parlare catalano. La Scozia è anche un fattore linguistico, la Catalogna è un fattore linguistico a differenza della Scozia, dove comunque si parla inglese. In Catalogna hanno una loro lingua, quindi questo è un fattore assolutamente che lega la popolazione e crea una forte identità. Il popolo catalano ha subito pesantemente la dittatura franchista, anche perché quella parte della Spagna è una parte che storicamente era più legata alla sinistra, quindi al Partito Socialista, fortemente contrapposta quindi alla dittatura franchista. Questo ha ingenerato una reazione indipendentista più forte, quindi la Catalogna da subito, da quando la Spagna è diventata una repubblica democratica, si è costituita in comunità autonoma, che è l'equivalente delle nostre regioni, ed è una comunità autonoma dove tutti i partiti sono autonomisti. Cioè in Catalogna sì, ci sono i partiti nazionali, ma sono una netta minoranza, c'è il Partito Socialista e il Partito Popolare, ma prendono pochi voti. Poi tutte le fasce, dalla destra alla sinistra, sono rappresentati da un qualche partito catalano e da sempre in Catalogna governano gli autonomisti. Che cosa sono riusciti a ottenere lì? Beh, lì sono riusciti ad ottenere, il loro Parlamento ce l'hanno come ce l'hanno tutte quante le comunità autonome, ma dal punto di vista fiscale, nonostante ci sia questo forte sentimento identitario, questa appartenenza etnico-linguistica data dalla lingua, questa contrapposizione storica a Madrid, dal punto di vista fiscale hanno ottenuto pochino, perché la Catalogna è messa esattamente come noi, cioè la Catalogna non ha entrate e risorse proprie, manda tutto a Madrid e poi Madrid restituisce circa il 70% delle risorse, che anche lì a noi farebbe sicuramente gola, ma non hanno un proprio sistema fiscale autonomo. Cosa stanno cercando di fare anche lì governando? Perché lì tutti i partiti, l'ho detto, sono autonomisti. C'è la CiU, che è il partito di centrodestra, diciamo, e c'è l'Esquerra Repubblica Catalana, che è il partito di sinistra, ma comunque autonomista. Governando un po' gli uni, un po' gli altri, ora stanno governando insieme, fanno un blocco politico catalano che cerca di chiedere a Madrid sempre più autonomia. Ecco, qui arrivo a quello che dobbiamo fare noi. Con la svolta di luglio dell'anno scorso, secondo me, siamo usciti da
una situazione che ci rendeva un po' diverso come movimento indipendentista rispetto agli altri movimenti d'Europa, perché noi abbiamo cercato di cambiare le cose andando a governare a Roma. Allora, andando a governare a Roma abbiamo fatto delle cose ottime, inutile che io stia qui a ricordarlo, la battaglia all'immigrazione del ministro Maroni, la proposta del federalismo fiscale che è un'ottima legge ma è ferma lì perché non ce l'hanno fatta applicare, ma comunque una legge che c'è e il giorno che qualcuno l'applicasse sarebbe un passo avanti fondamentale, perché vorrebbe dire fondamentalmente che le cose devono costare tutte allo stesso modo in Lombardia come in Calabria, che sarebbe già una rivoluzione copernicana. Ma era sbagliato il concetto rispetto agli altri partiti autonomisti europei, cioè come si fa a ottenere l'autonomia andando a governare al centro? L'autonomia tu la ottieni se tu sei radicato sul tuo territorio, sei il partito egemone e si riesce a fare un blocco territoriale e culturale che riesca a contrattare col centro sempre più autonomia. Allora, noi abbiamo raggiunto l'obiettivo di governare le tre regioni, stiamo avviando il percorso della macroregione, che significa fare politiche comuni e significa andare a Roma a battere i tre governatori i pugni insieme avendo posizioni comuni, chiedendo delle cose nello stesso modo e sempre più autonomia per il nord. Stiamo dimostrando di essere buoni amministratori e questo è sicuramente utile, ma non basta. Se noi vogliamo avere l'autonomia e l'indipendenza, noi dobbiamo tramutare la buona amministrazione che c'è ma che non si sa, perché quando amministri bene, fai il buon amministratore, questo passa poco tra la gente, passa tra gli addetti ai lavori, e lanciare dei messaggi e dei segnali forti. Una proposta? Perché i tre governatori del nord non escono dalla conferenza dei presidenti delle regioni e si fanno la conferenza dei presidenti delle regioni del nord? Questo sarebbe un qualcosa che passa a livello mediatico, che farebbe rimotivare i nostri militanti e farebbe capire che si va in quella direzione. Ho un altro esempio, noi abbiamo gli assessori della Lega nelle varie regioni che si occupano più o meno di tutte quante le competenze. Bene, convochiamo una sorta di governo ombra del nord in cui ogni assessore leghista delle tre regioni sviluppa una politica che le altre regioni poi devono prendere nello stesso modo. E a quel punto lì daremo di nuovo un segnale. C'è un governo del nord che è fatto dagli amministratori della Lega di quelle tre regioni. O ancora una cosa più forte, convochiamo a Milano, in regione Lombardia, che è la regione centrale, una seduta congiunta dei tre parlamenti regionali di Piemonte, Lombardia e Veneto per parlare di autonomia. Ecco, quello è un altro gesto simbolico che però unirebbe alla buona amministrazione un messaggio forte che la popolazione capirebbe e di cui i media sarebbero obbligati a parlare. Amministrare solo bene è una cosa positiva, ma per raggiungere l'indipendenza non basta. Grazie. Passiamo adesso alla Liguria. La Liguria è una regione in cui l'attività marittima e portuale ha un peso considerevole, tanto da essere considerata una delle maggiori a livello mediterraneo. Solo che avete, diciamo, non avete una necessaria autonomia a livello finanziario e fiscale. So che qualche anno fa è stata portata in regione la devolution per la portualità, in cui si tratterrebbe nella vostra regione dei fondi per gestire proprio queste attività marittime e portuali. Cosa cambierebbe con il raggiungimento di questo progetto? E se in questo modo aiuterebbe le vostre attività portuali e marittime. Grazie. Sì, intanto anch'io mi unisco al saluto per la festa, qua al Bergenfest. E prima di rispondere a questa domanda, io vorrei fare una premessa storica, perché qualcuno dirà: ma cosa ci fa uno di Genova alla Bergenfest? Forse. Voi dovete intanto sapere che il porto di Genova fino alla metà dell'Ottocento, cioè fino a che non ci hanno invasi i Savoia, i camalli che lavoravano all'interno del porto di Genova dovevano per forza essere nati a Bergamo. La compagnia dei Caravanna, che era l'unica compagnia autorizzata a movimentare le merci all'interno del porto dal 1487 in poi, è stata composta unicamente di bergamaschi. E questo perché e cosa c'entra? C'entra perché in realtà il collegamento tra il porto di Genova e tutta l'economia padana e soprattutto della Lombardia e del Bergamasco era strettissima. Qualche anno fa è stato spostato, ad esempio, doveva essere spostato il terminal purpose, che sarebbe il terminal delle rinfuse. Qualcuno di voi sicuramente qua conosce i talcementi.
Bene, spostare quel terminal da Genova voleva dire probabilmente perdere 10.000 posti di lavoro nel bergamasco. Allora, il problema vero è che paradossalmente con l'Unità d'Italia noi invece di aver acquisito all'interno dello stato, del nuovo Stato italiano un posto di rilevanza strategica per una situazione che si è andata a creare, che poi vi spiegherò, sostanzialmente legata poi al voto di scambio, in realtà i centri decisionali sono sempre stati più spostati verso Roma e alla fine la politica portuale in questo paese non è che avvantaggiasse i porti che lavoravano meglio o quelli che servivano di più, andava a avvantaggiare più porti in modo da avere più clientele. Così cosa succede? Che il porto di Genova, che insieme a quello di Spezia e in parte di Savona rappresenta la più grande realtà portuale di tutto il Mediterraneo e gestisce circa il 70% di tutte le merci che provengono e arrivano nel nostro paese e produce per lo Stato italiano circa 4 miliardi e 800 milioni all'anno di entrate fiscali, gestisce in realtà poco più di 100 milioni di euro. Tutto il resto dei soldi va sostanzialmente a alimentare tutte altre autorità portuali dove magari non attracca manco una nave, che non servono assolutamente a nulla, molte di quali costruite ex novo in meridione, e siamo arrivati a avere 24 autorità portuali dove una gestisce il 70%. Se poi ci mettiamo Trieste e Venezia arriviamo a oltre l'85% delle merci e a circa l'80% dei passeggeri. Tutto il resto della penisola gestisce pochissimo, ma chissà come mai però prende il 70% dei contributi. Questo ha fatto sì che chi viene a Genova semplicemente per imbarcarsi un traghetto fa delle code incredibili. Chi ha visto la situazione che si è andata a creare ultimamente col disastro che c'è stato nel porto di Genova, disastro dovuto al fatto che noi da anni che aspettiamo lo spostamento della diga foranea verso mare, un'operazione che costa più di 1 miliardo di euro e che potrebbe essere finanziato con i soldi del gettito del nostro porto, ma che ci vengono scippati sistematicamente, praticamente noi non abbiamo consentito a sviluppare la nostra attività e la nostra terra, creando un danno a tutta l'economia del nord, tant'è vero che moltissime aziende ormai del Piemonte e della Lombardia utilizzano i porti del nord Europa. Magari mettono di più le merci e quindi poi sul mercato mondiale diventano anche meno competitive, ma abbiamo delle strettoie incredibili sulla gestione delle merci sul Mediterraneo. Bene, noi come proposto come Lega? Abbiamo proposto che una parte del reddito prodotto dai porti rimanesse, ma neanche di togliere qualcosa a Roma, di dire se ci sono degli incrementi di traffico, degli incrementi di entrate per lo Stato, lasciateci una percentuale di questi incrementi per investire sul nostro territorio, per aiutare le nostre aziende, per aiutare i nostri cittadini a collegarsi col resto del nord e per poter aiutare l'intera realtà del nord, perché l'intera realtà del nord è quella che alla fine traina l'economia dell'intero paese per poter rifar partire la macchina produttiva. Bene, due governi si sono succeduti, devo dire già prima con Tremonti abbiamo avuto grossissime difficoltà, adesso prima con Monti e poi definitivamente con Letta è stato completamente affondato questo tipo di settore. Se poi ci mettiamo per quello che riguarda il marittimo anche le tasse sulle barche da diporto che ultimamente sono state riviste, noi abbiamo perso nel comparto circa 20.000 posti di lavoro in una regione come la Liguria, che è già in crisi, che è entrata nel Regno d'Italia come una delle regioni più avanti sia economicamente sia dal punto di vista di potenza finanziaria, e si trova dopo 150 anni di unità d'Italia come una regione del mezzogiorno. Oggi da noi se vuoi lavorare o vuoi lavorare dal pubblico ma non ti assumono più, e comunque anche prima se non eri a compagno non ti assumevano, e oppure fai della strada. La situazione potrebbe essere limitata alla Liguria se non fosse che noi siamo a servizio delle regioni del nord. È per questo che per noi è fondamentale il concetto di legame con le regioni del nord, tant'è vero che c'è stato pochi mesi fa un incontro tra Maroni, Cota e il mio presidente della regione, di cui non faccio il nome perché a Genova dicono porta un po' sfiga, nel senso tutte le volte che si fa il nome succede una disgrazia,
tante, per cui non faccio il nome, però hanno fatto un incontro e anche la Regione Liguria ha detto beh, il discorso della macroregione è una cosa che a noi interessa se serve per ricreare quei collegamenti che nel Medioevo erano molto stretti e che praticamente 300 anni dopo diventano invece collegamenti molto difficili. Si parla di terzo valico, si parla di infrastrutture. Se voi pensate appunto che nel Medioevo tutte le merci che arrivavano a Milano dovevano passare sostanzialmente dal porto di Genova, oggi una buona parte delle merci che arrivano a Milano non passano più dal nostro porto ma passano da Rotterdam, da altri paesi, perché Germania e Svizzera hanno deciso di fare dumping ferroviario. Poi voi sapete meglio di me che le ferrovie italiane funzionano malissimo, per cui ci metti meno a fare 600 km in Germania che a farne 150 in Italia. Bene, questa è la situazione che non è più tollerabile, quindi quello che noi vogliamo portare avanti come amministratori e soprattutto come leghisti è quello di far capire a questo paese che o dà la possibilità alle persone di poter lavorare qui e di poter tornare a produrre ricchezza e quindi dargli i mezzi per farlo, oppure non è una questione di essere secessionisti, indipendentisti, anti-italiani, ok. Il problema è che poi quando uno ha fame, a quel punto lì decide e deve magari emigrare, andare da un'altra parte, qua si impoverisce sempre di più e poi magari si fanno arrivare gente dall'altra parte del mondo che invece si accontenta di 4 pezzi di pane. Bene, questo noi non possiamo più accettarlo e credo che in questo momento la Lega rappresenti l'unico elemento che torna e che tocca una questione importantissima, che è quella di far ripartire l'economia del nord. È quello il motivo per cui credo che oggi più che mai sia importante tornare a battersi per il nostro movimento e tornare a far capire anche agli altri che l'idea di fondo, quella della Lega, è un'idea di sviluppo e un'idea per uscire da questa crisi. Però o a Roma cambiano mentalità o gliela facciamo cambiare, oppure se non cambierà il sistema fiscale e non ci lasceranno spendere i nostri soldi sul nostro territorio, io non so come andrà a finire, perché guardate, da noi la povertà ormai si tocca con mano e Genova è sempre stata una città che fino a pochi anni fa veniva la gente da fuori a lavorare, adesso ormai i genovesi da una decina d'anni vanno a Milano a lavorare e sapete che Milano, ora tutti confidiamo nell'Expo, è la grande fiducia che abbiamo tutti e abbiamo anche noi come genovesi, ma se l'Expo non dovesse dare tutti i risultati che noi aspettiamo, il problema sarà grande anche per tutta la realtà milanese. Quindi io credo che in questo momento sia veramente un momento in cui dobbiamo rivendicare l'autonomia finanziaria, perché questi soldi ci servono da investire qua e non da pagare le pensioni di invalidità a qualcuno che magari dall'altra parte d'Italia non fa niente. Grazie mille. Facciamo un altro giro di domande, ricominciamo da Iari Colla. In un periodo di crisi come quello che stiamo trascorrendo, uno dei problemi principali è la disoccupazione e maggiormente la disoccupazione giovanile. In Regione Lombardia cosa si sta facendo per cercare di risolvere il problema? Sì, e mi ricollego un po' anche a quello che ha detto poco fa l'amico Rizzi. No, non solo in Liguria, a me l'occupazione, o meglio la disoccupazione, è un problema sentito. Anche in Lombardia, e lo vediamo, lo dicono i numeri, è un problema che sta prendendo purtroppo, a me, sempre più piede. È di poche settimane fa il dato che rischiamo di arrivare a fine anno a 4 milioni di disoccupati in Italia, ma è ovvio che siccome il lavoro è concentrato prevalentemente al nord si riferisce evidentemente alla nostra persona che stanno rischiando di perdere posti di lavoro o che l'hanno già perso. E siccome la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, l'Emilia sono quelle che sono sempre state chiamate, a ragione, le locomotive d'Italia, è ovvio che se si ferma poi la locomotiva si ferma tutto il paese. Detto questo, in Regione Lombardia stiamo facendo tanto. Stiamo facendo tanto, anche se devo registrare una cosa che ha sottolineato anche l'amico Anelli,
durante il suo intervento a inizio serata. Di tutto quello che stiamo facendo in Regione Lombardia molto viene omesso, viene nascosto, non viene raccontato dai media di regime, quelli che si nascondono dietro il tricolore e che preferiscono parlare magari ancora di Rubi, di Colminetti o del figlio dei principi inglesi, piuttosto che di altre notizie assolutamente interessantissime, ma che penso forse per il resto del paese, ma che a noi, che devo dire, interessano assolutamente poco. Regione Lombardia per difendere l'occupazione sta facendo tanto, partendo da un concetto elementare, cioè che per difendere l'occupazione, per difendere i posti di lavoro, bisogna innanzitutto difendere e tutelare le imprese che quei posti di lavoro forniscono. E quindi noi abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative a difesa delle nostre imprese, delle piccole e medie imprese, dei commercianti, degli artigiani, del popolo delle partite IVA, che sono quelli che forniscono nel nord, in Padania, oltre l'80% dei posti di lavoro, che non arrivano dalle grandi imprese, ma che arrivano nella stragrande maggioranza dalla micro, dalla piccola impresa, dai commercianti, degli artigiani. Iniziative ne abbiamo fatte tante che non hanno magari superato la barriera dei media, ma che sono azioni concrete proprio in difesa delle nostre imprese. Voglio ricordare ad esempio una delle prime che abbiamo adottato sono i 300 milioni di euro che sono stati cioè l'anticipo della PAC, i contributi che sono stati dati alle nostre aziende agricole. 30.000 aziende agricole in Lombardia hanno ricevuto 300 milioni di euro in anticipo dalla regione, è stata anticipata il 70% di questi contributi che arrivano dall'Unione Europea, e non c'è una sola regione in Europa che è riuscita a dare così tanto e così presto questi aiuti alle proprie aziende agricole. Questo vuol dire una grossa boccata di ossigeno per un settore che nella nostra realtà, quella lombarda, è determinante. Molti non lo sanno, ma la Regione Lombardia è la prima regione agricola d'Italia. Questo vuol dire, come dicevo prima, 30.000 aziende vuol dire decine di migliaia di posti di lavoro. Poi altre iniziative importanti, i soldi che sono stati dati, ad esempio 260 milioni di euro per l'ammodernamento e l'efficientamento dei nostri ospedali in favore della nostra sanità. Noi abbiamo la sanità migliore d'Italia, sono stati investiti altri 260 milioni di euro per risistemare, efficientare i nostri ospedali. Ovviamente soldi che ci auguriamo vengano, che finiscano poi alle nostre imprese, ed è per questo che abbiamo avviato anche tutta una serie di iniziative per favorire gli appalti a chilometro zero, proprio per favorire le imprese del nostro territorio e non come spesso accadeva magari in passato, dove l'appalto lo vinceva sempre l'impresa che arrivava da 500, da 1000 km di distanza, iniziava, dopo due mesi piantava i lavori, però portava a casa i soldi. Poi sono stati sbloccati ad esempio 212 milioni di euro per il patto di stabilità verticale che sarà una delle prossime battaglie che affronterà la Lega in maniera importante a settembre, l'ha detto anche il nostro presidente Marone, patto di stabilità che impedisce ai nostri comuni di poter spendere delle risorse che già hanno in cassa, ma che per colpa del patto di stabilità non possono spendere, quindi non possono pagare i propri fornitori e non possono fare investimenti. Regione Lombardia ha messo a disposizione questi fondi, 212 milioni di euro per i nostri comuni che hanno potuto sbloccare i pagamenti nei confronti dei loro fornitori che ovviamente sono quelli di prossimità, cioè quelli del territorio, quindi un altro aiuto importante per le nostre imprese. Oltre a questo si abbina un altro provvedimento simile, che è l'iniziativa Credito in Cassa, che è la più grossa iniziativa che messa in campo dalla Regione Lombardia, 1 miliardo di euro, anche questo a favore delle nostre imprese che vantano dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Ricordo che il decreto del fare approvato recentemente dal governo non è riuscito a fare neanche un decimo di quello che da sola Regione Lombardia ha fatto nei confronti
delle imprese che vantano dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Noi abbiamo messo a disposizione 1 miliardo di euro da soli come Regione Lombardia. Il governo per tutte le altre regioni ha fatto molto molto meno. Poi altre iniziative importanti, penso ad esempio alla situazione in cui si trovava il San Raffaele. San Raffaele c'erano 244 lavoratori a rischio licenziamento, ce n'erano 50, adesso non ricordo esattamente i numeri, 50-60 che avevano già ricevuto la lettera di licenziamento, una trattativa ferma da mesi, dove le parti sindacali non si parlavano da mesi con i proprietari dell'ospedale San Raffaele, che è una delle eccellenze, ricordiamo, della nostra regione. È stata presentata e approvata in consiglio regionale una mozione che chiedeva la riapertura di un tavolo tra le parti sociali e la proprietà, e che chiedeva a Regione Lombardia, in primis al presidente Maroni, di farsi lui garante di prendere in mano questa situazione. Il martedì è stata votata e approvata questa mozione in aula. Il giovedì sera sono stati convocate le parti sociali e la proprietà, ovviamente insieme al presidente Maroni e l'assessore regionale alla partita. Giovedì sera è partito il tavolo, hanno fatto nottata, venerdì mattina hanno raggiunto l'accordo. In 3 giorni si è risolto un problema che andava avanti da diversi mesi e da oltre un anno in Regione Lombardia. Un accordo che ha permesso di salvare 244 lavoratori, 244 maestranze che rischiavano di restare a casa, 244 famiglie che rischiavano di non avere più un sostentamento, e che ha permesso di salvare un ospedale che è una delle eccellenze di questo paese, della nostra regione, e ha permesso di salvare anche l'università che si trova all'interno dell'ospedale, l'ospedale San Raffaele. E poi ci sono anche altre iniziative importanti, ne ricordo un paio che riguardano più prettamente il mondo dei giovani. Le agevolazioni messe in campo da Regione Lombardia nei confronti delle giovani coppie per l'acquisto della prima casa, un aiuto importante che viene dato ai giovani che vogliono acquistare una casa ma che non hanno, ahimè, sufficienti risorse per poterlo fare. Sono aiuti importanti che noi abbiamo messo in campo. E poi un fondo sostegno affitti alle famiglie in difficoltà per poter far fronte all'affitto. E questo sembrerà magari una banalità, però abbiamo visto che non sono solo le famiglie magari con i cui componenti hanno un'età media di 40, 50, 60 anni, ma spesso quelle che si trovano in difficoltà sono proprio le famiglie di giovani, le famiglie appena formate, giovani coppie, che già fanno fatica tante volte ad avere un posto di lavoro. Se ce l'hanno a tempo determinato, non a tempo indeterminato, la banca difficilmente ti dà il mutuo. Comunque, tra mille fatiche, spesso con l'aiuto dei genitori riescono a fare mutuo per far fronte all'acquisto della prima casa. Quando non riescono sono costretti ad andare in affitto, ma poi si trovano di fronte comunque di fatto agli stessi problemi. Anche in questo caso Regione Lombardia è venuta incontro a queste famiglie che si trovano in difficoltà con una serie di azioni importanti a sostegno, appunto, per il pagamento degli affitti prevalentemente alle giovani coppie. Grazie. Passiamo nuovamente la parola a Riccardo Molinari. Tocchiamo un tema adesso che colpisce direttamente i giovani, che è l'assegnazione delle borse di studio. Sappiamo che ti stai occupando di questa idea, di questo progetto in regione, ed è un'idea che comunque è nata da i giovani padani, il movimento universitario padano e il movimento studentesco padano. Cosa state facendo in regione e quali sono gli obiettivi che vi state prefissando? Sì, io tra le deleghe che ho, la delega ai rapporti con l'università. Quindi, cosa fanno le regioni in materia di università e di diritto allo studio? Le regioni si occupano di erogare quel sostegno agli studenti meritevoli e non abbienti per poter accedere all'istruzione universitaria. E quindi la prima cosa che ho fatto quando sono stato nominato assessore, e che già avevo fatto studiandoci sopra da consigliere regionale,
era quella di cercare di capire come potevamo a legislazione vigente, perché poi un conto sono le cose che si vogliono fare, quando poi amministri ti rendi conto che tra il dire e il fare c'è di mezzo parecchia carta nel nostro paese, c'è di mezzo un sacco di burocrazia, un sacco di complicazioni. E quello che si può fare fondamentalmente è cambiare quelli che sono a legge vigente, quelli che sono i parametri per assegnare le borse di studio, perché una battaglia storica del MUP ad esempio è quella di dire le borse di studio pagate con i soldi dei contribuenti piemontesi, lombardi, veneti, diamolo agli studenti piemontesi, lombardi e veneti. Questo è un principio che, per cui da sempre ci battiamo, ma che da realizzare purtroppo è complicato, anzi è impossibile, perché la nostra Costituzione dice che questo diritto è un diritto assoluto per chiunque, indipendentemente dalla nazionalità. Allora, l'amministratore della Lega cosa deve fare? Io cosa ho cercato di inventarmi? Visto che non possiamo scrivere quello, quantomeno cerchiamo di rendergli la vita difficile. E allora, visto che il problema principale che noi avevamo sulle borse di studio per quanto riguarda gli extracomunitari è che da una parte ci sono quelli che davvero se la meritano, la prendono e ben venga che gliela diamo, perché chi viene qua, lavora, studia e si fa il mazzo per integrarsi è giusto che venga aiutato, ma purtroppo abbiamo un sacco di furbacchioni extracomunitari che arrivano qua avendo il reddito assolutamente sotto rispetto a una famiglia piemontese, lombarda o veneta, salta subito in cima alla graduatoria per la borsa di studio al primo anno, e il primo anno di università è quello in cui tu non devi dimostrare di avere un certo merito, perché è il primo anno in cui ti iscrivi. E il gioco che facevano questi qual era? Arrivavano, prendevano la borsa di studio del primo anno e scappavano con la borsa di studio, e non era poi possibile recuperarla, perché molto spesso tornavano al loro paese d'origine, tornavano in Marocco, tornavano in Cina, tornavano in Albania, in posti in cui non era possibile recuperare la somma. Allora la prima cosa che tecnicamente ho fatto per cercare di limitare questo fenomeno era far sì che le borse di studio venissero erogate in 3 tranche, quindi non si dà più tutto l'importo della borsa di studio da subito, ma se ne dà un terzo, un terzo, un terzo, in modo che il primo terzo della borsa te lo prendi solo sulla base del reddito, perché non puoi dimostrare i voti a settembre quando ti iscrivi all'università, ma già la seconda tranche tu devi essere all'interno dei parametri di merito che la legge regionale e la legge nazionale prevedono, e quindi chi è scappato magari ci fotte un terzo della borsa di studio, ma non ce la fotte più tutta quanta come succedeva prima. Quindi questa è una cosa che va in quella direzione, pur non potendo fare quello che noi vorremmo. Altra questione è il merito, perché vedete, un'altra battaglia dei giovani padani del MUP è sempre stata quella di dire aboliamo il valore legale del titolo di studio. Perché? Perché una laurea presa al Politecnico di Torino piuttosto che alla Cattolica o alla Bocconi o alla Statale di Milano sono delle lauree che hanno un peso rispetto a una laurea presa in qualche altra università o facoltà di qualche altra parte del paese, dove i voti tendenzialmente sono sempre più alti e dove i corsi sono più semplici. Allora, questo è un'altra cosa che non sta alla regione fare. Cioè io come assessore regionale del Piemonte non posso abolire il valore legale del titolo di studio, non è una mia competenza, è una competenza del Ministero. Però noi abbiamo sempre detto che dobbiamo valutare il merito. E allora che cosa si è potuto fare a legge regionale vigente? Cambiare i parametri di merito per cui noi assegniamo le borse di studio. Allora, come funziona il sistema delle borse di studio? C'è una legge nazionale che è del 2001, quindi recentissima, perché si parla del 2001, la legge prevedeva che in teoria ogni anno il governo dovesse parametrare dei livelli di reddito e di merito diversi, non l'hanno mai fatto, quindi è tutto fermo al 2001. E questo DPCM del 2001 cosa dice? Dice che tu per avere diritto alla borsa di studio devi avere un certo numero di crediti formativi conseguiti all'anno. Il credito formativo è come un totale di punti che si dà per un esame universitario, lo dico per chi non fa l'università o chi l'ha fatta un po' di tempo fa quando non c'erano i crediti formativi, e quindi non importa la media che tu hai, importa che tu superi un certo numero di esami differenziati per i vari corsi e che tu sia sotto una certa soglia di reddito, quello che dicevamo prima, e quindi questo aiuta sicuramente gli extracomunitari o chi da altre regioni viene a prendere la residenza in Piemonte, Lombardia e Veneto dicendo che vive da solo, anche se poi magari è mantenuto con la paghetta di papà e mamma che fanno gli avvocati, i medici o sono comunque benestanti nella terra di origine. Ma su questo, dicevo, non ci possiamo fare niente perché è la legge nazionale. Quello che mi sono inventato e che credo possa essere, e tra l'altro so che Iari ci sta lavorando anche per la regione Lombardia e altri consiglieri regionali ci stanno lavorando perché c'è l'idea di fare lo stesso anche qui, è stato quello di inserire un criterio aggiuntivo, perché la legge dice questi sono i criteri, ma non vieta alle regioni che hanno poi la competenza di erogare le borse di studio di aggiungere altri parametri di merito che non siano in contrasto con quelli. Allora, che cosa abbiamo fatto noi? L'anno scorso
abbiamo inserito, oltre a questi crediti formativi e il limite di reddito, la media del 25. Cioè noi abbiamo detto, tu per avere la borsa di studio devi avere quei crediti, devi avere quel reddito, ma devi avere almeno la media del 25. E questo comunque ha comportato già una prima selezione a livello meritocratico, anche se ha creato allo stesso tempo una certa ingiustizia, perché è chiaro a tutti che un conto il 25 in una facoltà più complessa come può essere ingegneria, medicina, giurisprudenza, un conto il 25 in una facoltà dove per natura i voti sono più alti e quindi di fatto si creava una disparità tra studenti. Allora, quello che ho inventato io da assessore quest'anno è stato niente di straordinario, applicare quei criteri che sono utilizzati in tutta Europa, che sono gli ECTS. Sono i criteri che servono per assegnare le borse di studio Erasmus, che sono dei parametri di merito calibrati sulla difficoltà del corso e che garantiscono che in ogni corso di laurea ci sia un 65% di idonei alla borsa di studio. Ovviamente il livello del merito cambia. Per fare un esempio concreto, calibrare in questo modo significa che a medicina la borsa di studio la puoi avere dal 22 di media in su. In un corso è più semplice, come può essere lettere, per avere la borsa di studio devi avere dal 29 in su, ma questo non perché si fa una discriminazione all'origine, ma perché i dati di quell'università dimostrano che in quella facoltà più del 65% degli studenti è sopra il 29, mentre invece a medicina più del 65% è sopra al 22. Questo che cosa ha comportato? Credo che sia una cosa equa e sensata, che può essere condivisa da tutti. Questo ha comportato però che qualcuno a Torino ha smesso di poter vivere di politica sostenuto con i soldi dei contribuenti piemontesi, perché noi abbiamo il fenomeno a Torino, come ce li possiamo avere a Milano e nelle altre città della nostra Padania, degli studenti di professione, cioè quelli che si infilano a fare delle università tutto sommato semplici, che stanno sotto la soglia di reddito, passano la loro vita a fare attività politica nei centri sociali e intanto quei 3 o 4 esamini per avere la borsa di studio riescono a darli e vanno avanti così per anni. Con questo sistema questa massa di gente si è trovata da un giorno all'altro a non poter più usufruire di questo beneficio.